Salve, amici del tubo, io sono Corrado. Salve, io sono Katana. Allora, il video di oggi, il video che vorremmo fare oggi è sui. Scusa. Il video che vorremmo fare oggi è sui plagi, sui plagi. I 10 più eclatanti, scusa, i 10 più eclatanti plagi in musica. Un attimo, eh. I 10 più eclatanti, scusa un secondo, non riesco i 10 più eclatanti plagi in musica. Oh, stiamo registrando, no? Io ho capito. Ma tanto poi questo lo tagliamo, cioè stiamo registrando, Ho credo. capito. Salve amici del tubo, che cosa faremo oggi con questo video io e mio fratello Katana? Allora, abbiamo stilato una classifica dei 10 casi più eclatanti di plagio nella storia della musica. Questa classifica ve la presenteremo adesso, oggi, in questo video. Ma prima di cominciare, giusto un accenno rapidissimo per capire che cosa sia il plagio. Allora, il plagio che cos'è? È quando un artista fa una nuova composizione, per cui fa una nuova canzone, e all'interno di questa canzone, in parte o completamente, viene ripresa una canzone di un altro artista. Che cosa vuol dire? Che se per esempio un artista, l'artista A, fa una canzone, ma all'interno della canzone c'è una parte della linea melodica del cantato, ok? Che è identica alla linea melodica di un'altra canzone, magari con un altro giro di accordi, ma la linea melodica è quella, l'artista, il secondo artista, cioè quello che aveva fatto per primo quella linea melodica, può chiedere il pagamento delle royalties, per cui il pagamento di una multa, in buona sostanza, per far sì che venga riconosciuta la sua composizione originale. Partiamo subito. Al decimo posto troviamo Viva la Vida, un brano dei Coldplay che ha ricalcato la linea melodica di un brano di Joe Satriani, il famoso chitarrista, che si chiama, il brano si chiama If I Could Fly. Pare che la questione si sia risolta privatamente fra le parti, fra Joe Satriani e i Coldplay. Ad ogni modo, questa è Viva la Vida dei Coldplay. E questa è If I Could Fly di Joe Satriani. Al nono posto di questa nostra classifica troviamo Rod Stewart con Do You Think I'm Sexy? Questo brano è stato il plagio di una canzone di George Benson che si chiama Time Al. Tanto, tanto è vero che Rod Stewart ha dovuto pagare a George Benson le royalties di questo brano. Nella fattispecie, questo è il brano di George Benson, Time Al. Questo è il brano di Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? È un'emergenza d'amore di Laura Pausini che occupa l'ottavo posto. Perché? Perché plagia un brano di Paolo Meneguzzi che si chiama Por una como tú. È una canzone cantata in spagnolo. Non c'è dato di sapere anche qui come è andato a finire questo discorso del plagio. Comunque, fatevi voi da soli la vostra idea, perché questa è un'emergenza d'amore di Laura Pausini. E questa è Por una como tú di Paolo Meneguzzi. Ma
restiamo in Italia, perché nel 1998 Tiziano Ferro viene accusato, con la sua Perdono, di aver plagiato un brano di R. Kelly, Do You Ever Think? Non ci è dato di sapere come è andata a finire questa storia, ma è lecito pensare che Tiziano Ferro abbia dovuto pagare anche in questo caso le royalties a R. Kelly. Comunque, questo è Perdono di Tiziano Ferro. Perdono, se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa, regalami un sorriso io ti porgo una rosa. E questo è Did You Ever Think di R. Kelly. Did you ever think that you would be this rich? Did you ever think that you would have these hits? In sesta posizione troviamo I Want a New Drug di Julius and the News. Perché? Perché plagia la famosissima canzone, nonché colonna sonora dell'omonimo film Ghostbusters di Ray Parker Jr. Pare che questa controversia si sia risolta amichevolmente tra le parti, fra Julius e Ray Parker. Ad ogni modo, questa è I Want a New Drug di Julius and the News. E questa è Ghostbusters, Ray Parker Jr. In quinta posizione troviamo Ice Ice Baby di Vanilla Ice. Questa canzone ha ripreso in toto il giro di basso della famosissima canzone Under Pressure dei Queen con David Bowie. Nonostante il giro di basso di intro, che adesso sentiremo, è assolutamente identico, pare che né David Bowie quando ancora era in vita, né i Queen quando ancora esistevano come gruppo, no? Come rock band, pare che nessuno dei due abbia mai mosso alcunché contro Vanilla Ice per farsi riconoscere la proprietà delle royalties di questo brano. Comunque, ad ogni modo, questa è la famosissima Under Pressure di Bowie con i Queen. Questa è Ice Ice Baby di Vanilla Ice. Yo Vanilla, kick it one time, boy. Yo VIP. Se volete farvi una bella surfata nelle acque della California, va benissimo, basta che ascoltiate prima la canzone che è al quarto posto di questa nostra classifica. Sto parlando di Surfing USA dei Beach Boys, che ha copiato quasi completamente Sweet Little Sixteen di Chuck Berry. Tant'è vero che i Beach Boys si sono visti costretti a pagare tutte le royalties di questo brano, per cui passare tutti gli introiti che derivavano e derivano da questo brano a Chuck Berry. Comunque, ad ogni modo, questa è Surfing USA dei Beach Boys. You see them wearing their baggies, Warachi sandals too. A bushy, bushy blonde hairdo, Surfing USA. E questa è Sweet Little Sixteen di Chuck Berry. All over St. Louis and down in New Orleans, all the cats gonna dance with Sweet Little Sixteen. In terza posizione troviamo un clamoroso caso di plagio da parte di Puff Daddy con la sua I'll Be Missing You nei confronti di Every Breath You Take dei Police di Sting. Allora, quando prima spiegavo che cos'è un plagio, volevo dire anche che il fatto che magari un artista copi un brano da un altro artista e copi la linea melodica, ad esempio, di un altro artista, può cambiare sia la tonalità che che il tempo, ok, che il ritmo, il tempo, la velocità del tempo di questa linea melodica,
è comunque plagio, non è che debba essere per forza identica. L'importante è che la sequenza di note che vengono usate per creare questa nuova composizione deve essere completamente diversa dalla sequenza di note usata per un altro brano. Questo era solo per dare una specifica in più a ciò che vuole dire plagiare un brano. Ad ogni modo, poiché né Sting né i Police né nessuno dei Police ha mai autorizzato Puff Daddy, così come non ha mai autorizzato nessun altro, all'uso dell'arpeggio di Every Breath You Take, l'arpeggio iniziale, che poi è l'arpeggio che è predominante in tutto il brano. Ad ogni modo, ecco, siccome né Sting né nessun altro membro della band di Police ha mai autorizzato questo, da dopo l'uscita di I'll Be Missing You di Puff Daddy, quest'ultimo continua a pagare una multa di $2,000 al giorno al creatore di questo arpeggio, Sting. Questa è I'll Be Missing You di Puff Daddy. Questa è Every Breath You Take dei Police. Se io vi dicessi Thriller o Bad, voi sicuramente già capite di chi sto parlando. Ovviamente sto parlando del re del pop, Michael Jackson. Perché Michael Jackson? Perché lui entra prepotentemente al secondo posto di questa nostra classifica con la sua Will You Be There. Perché? Perché questo brano ha copiato completamente un brano pressoché sconosciuto di Albano Carrisi, che si intitola I Cigni di Balaca. Brano che poi tra l'altro canta in coppia con la ex moglie, la ex compagna, con Romina Power, la canta in coppia con Romina Power. Ad ogni modo, Michael Jackson con Will You Be There copia I Cigni di Balaca di Albano Carrisi, è tanto vero che il tribunale impone il pagamento a Michael Jackson delle royalties di questo brano ad Albano Carrisi con una somma pari a 4 miliardi delle vecchie lire, del vecchio conio italiano, la vecchia lira, sì. Comunque, ad ogni modo, fatevi voi le vostre opinioni. Questa qui è Will You Be There di Michael Jackson. Questa è I Cigni di Balaca di Albano Carrisi. Caro grande genio indiano, dolce sognatore, quanto dolore. Un tanto clamoroso quanto discusso caso di plagio entra prepotentemente in questa nostra classifica e noi non potevamo far altro se non metterlo al primo posto, perché sto parlando della canzone Taurus degli Spirit, una band formatasi intorno alla metà degli anni 60, questa band, gli Spirit, fecero una canzone appunto cui titolo è Taurus, e incredibilmente questo il riff, l'arpeggio di chitarra iniziale di questa canzone Taurus venne copiato completamente, niente proprio di meno che dai Led Zeppelin, per fare la loro Stairway to Heaven. Questa è Taurus degli Spirit. Stairway to Heaven dei Led Zeppelin.
Allora, amici del tubo, questo è tutto, scusa un secondo, questo è tutto, spero che il video, un attimo, spero che il video ti sia piaciuto, un attimo solo. Allora amici, questo è tutto, scusa un secondo, spero che, oh, stiamo registrando, no? Dai che forse ce la facciamo. Alcune raccomandazioni importanti prima di salutarci. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un bel i like, mi piace, pollice in su, iscriviti al canale, vieni a trovarlo su Instagram sul profilo Katana Corrado Tales, vieni a trovarmi su www.soundcloud.com all'indirizzo Corrado Tales per scaricare gratuitamente le mie musiche. Ciao.